Sono oltre 105 le tonnellate di grano duro sequestrate in diverse regioni d'Italia. Nell'operazione è coinvolta anche la Sicilia, in particolare tre province, Palermo, Caltanissetta ed Agrigento. Il blitz della Guardia di Finanza nel corso di un'operazione di contrasto alla pirateria agroalimentare condotta in collaborazione con Sicasov, società cooperativa di interesse collettivo agricolo dei selezionatori costitutori. I finanzieri del nucleo speciale beni e servizi hanno sviluppato una mirata analisi di rischio nel settore agroalimentare finalizzata a verificare il rispetto degli obblighi in materia di produzione e commercializzazione di varietà certificate di frumento duro. Sulla base delle risultanze degli accertamenti preliminari e delle informazioni fornite da Sicasov, ente che tutela i diritti di proprietà intellettuale sulle varietà vegetali, sono state inviate mirate segnalazioni ai comandi provinciali che hanno dato corso agli interventi ispettivi. Nel corso dei controlli sono emerse varie ipotesi illecite, quali l'utilizzo di semi sprovvisti della prescritta certificazione, la vendita di grano della varietà protette Antalis, Marco Aurelio, Atoris, Avispa, Anubis e T-Rex senza aver assolto i relativi obblighi, ovvero la miscelazione di grano della stessa varietà con altro di differenti varietà. I controlli sono stati svolti dai nuclei di polizia economico-finanziaria di Bari, Potenza, Palermo, Caltanissetta ed Agrigento, dalle compagnie di Termoli e Sansevero e dalla tenenza di Castellaneta. Gli esami genotipici sui campioni prelevati sono stati condotti presso il laboratorio CREA di Foggia, specializzato nel settore. 5 persone sono state denunciate per fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale. L'operazione si inserisce nel contesto delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a contrasto alle frodi e dalla contraffazione nel settore agroalimentare a tutela della produzione nazionale.